Libromania, l'appuntamento con i libri con Erika Zini. Buongiorno, bentornati a un nuovo appuntamento con i libri in questa mattinata su DTV, canale 210 del Digitale Terrestre per la Regione Emilia-Romagna e su Ciao Radio per Bologna e Provincia. Salutiamo anche chi ci segue successivamente sul canale YouTube. Ebbene, quest'oggi vi parlo della conclusione di una duologia che in realtà racchiude una pentalogia, ma insomma sono in totale 5 libri, ma questo è il secondo conclusivo di una parte di questi 5 libri. Cercheremo di chiarirci molto meglio le idee tra pochissimo. Mi riferisco alla serie The Selection di Kira Kasser, cui The Crown è l'ultimo libro. Abbiamo visto che nei primi 3 libri, con The Selection, The Elite, The One, c'era una protagonista che si chiamava America, che in realtà è la madre della protagonista della seconda parte della serie, con The Heir, che vuol dire appunto l'erede, e The Crown. In questo caso la protagonista è Adeline, la figlia appunto di America. Per chi avesse perso qualche passaggio dei libri precedenti, vi ricordo che si parla di un futuro ipotetico in cui sono tornati a regnare come monarchia il mondo. In particolare ci vediamo ambientata la storia negli Stati Uniti, e per designare chi sarà il prossimo regnante, in questo caso nella prima serie dei libri si parlava di Maxon come il principe, e quindi la futura principessa sarebbe stata scelta come da tradizione tra 35 pretendenti provenienti da ogni ordine e grado dello Stato, attraverso una selezione, appunto The Selection, che è durata 3 libri, in cui da 35 sono diventati 8 e poi chiaramente una, la principessa, e sarebbe diventata la futura regina e quindi il futuro re di Illea. Ebbene, questa era la prima trilogia. I libri che sono seguiti, The Heir e The Crown, hanno riguardato gli eredi, quindi i figli dei regnanti che sono stati selezionati. E ovviamente anche in questo caso prosegue la selezione, quindi una principessa, in questo caso al femminile, non più al maschile, e 35 pretendenti. Abbiamo già visto cosa è successo nel primo libro della serie, in The Heir. Adesso è uscito il secondo e conclusivo di tutta la serie, The Selection. Chiedo alla regia di farci vedere il trailer, intanto vediamo qual è la trama di questo nuovo romanzo. Ebbene, siamo rimasti nel regno di Illea, dove è iniziata una nuova era, una nuova competizione, a 20 anni di distanza dall'inizio dell'amore tra America Singer e il principe Maxon. Infatti è la loro primogenita, Adeline, a doversi confrontare con 35 pretendenti arrivati a palazzo per conquistarla. Ora anche per lei è arrivato il momento di una scelta, la più difficile e la più importante, e non ci potrebbe essere periodo peggiore per farla, perché a palazzo tutti sono sconvolti per i recenti eventi che hanno interessato la famiglia reale e regna un inquietante silenzio. Adeline però sa di non poter rallentare, per il suo bene e quello della sua famiglia deve portare a termine la selezione, adesso, nonostante tutto. Ebbene, anche se i suoi occhi non ha alcun senso, la sua unica e ultima speranza è che alla fine, in qualche inspiegabile modo, dovere e amore vengano a coincidere. Il tempo stringe, ma il cuore ha sempre un modo tutto suo di sorprenderci. E vedete anche la splendida copertina di questo libro, un'autrice che con questo quinto romantico, attesissimo capitolo della serie The Selection, ha avuto un successo in tutto il mondo. Pensate, oltre 5 milioni e mezzo di copie vendute, ed è stato tradotto in ben 37 lingue. È stato anche best seller numero 1 in paesi come la Francia, la Germania, il Brasile, gli Stati Uniti ovviamente. Questo non è comunque un addio, ci ha tenuto a sottolinearlo, solo un arrivederci. Infatti i libri sono stati già selezionati dalla Warner Bros. Per essere trasposti come film, e quindi li vedremo al cinema. Molto interessante anche questo secondo
secondo capitolo, intanto perché è la prima parte di questa pentalogia. Abbiamo visto cosa succede con una selezione in cui il principe deve scegliere la propria principessa. In questo caso è una principessa che deve scegliere il proprio futuro principe, ma si pone una serie di problemi, tipo: come avrei scelto un marito? Il partito migliore? Il più apprezzato dal pubblico? Avevo una mezza dozzina di pretendenti e non sapevo come fare a innamorarmi. E non vi voglio svelare molto altro, perché in realtà non va tutto come vorrebbe la ragazza, ma non va tutto come vorrebbe nemmeno la selezione, tant'è che succedono una serie di imprevisti per cui Adeline si ritrova a dover abbandonare il suo essere una figlia viziata, una principessa a cui tutto è dovuto, deve rimboccarsi effettivamente le maniche e accettare finalmente quello che è il suo ruolo di futuro regina. Non vi dico altro se non consigliarvi la lettura, perché è un romanzo intrigante, divertente, spassoso e sicuramente farà in un qualche modo anche riflettere sulle proprie scelte, ma il suo intento è quello comunque di intrattenere, di divertire, e in questo riesce davvero benissimo. Quindi, in attesa di poter vedere la serie The Selection al cinema, vi consiglio tutta la serie e chiaramente, se avete già seguito i precedenti, non potete perdervi The Crown di Kira Cass, in uscita da pochissimo tempo per Sterling & Kupfer. Detto questo, io vi saluto perché il mio termine è arrivato anche per oggi, ma vi aspetto sempre domani mattina alle 10.30 con Bookmania. Bookmania, l'appuntamento con i libri con Erika Zini.